Ciao a tutti, oggi vi vedete in posizione un po' diversa perché sono appena tornata a casa e a breve dovrò andare a prendere Mario che deve fare la sua solita terapia del lunedì con logopedia. Il video che state per vedere è la festa, quella dell'oratorio per il catechismo. L'inizio del catechismo è stata una festa bellissima. Non posso farvi vedere la parte finale perché ero partecipante pure io della parte finale, è stata veramente una cosa molto carina e Mario si è divertito. Prima di dirvi altro, ti ricordo a te che mi stai guardando di iscriverti, di commentare, di condividere, di metterci tantissimi like. La festa di ieri è stata anche un modo per Mario per socializzare, avendo lui un ritardo dello sviluppo, per lui è sempre un po' un problema socializzare. È stato anche un modo per affrontare le sue paure e delle sfide che altrimenti non avrebbe affrontato. Per questo io dico sempre: non arrendetevi mai, anche se avete bambini con delle piccole problematiche, non arrendetevi. Spronateli non oltre il limite, perché no, però spronateli per quello che sapete che possono essere le loro difficoltà. Io ho spronato Mario il più possibile per tutto, perché alla fine è stata una specie di caccia al tesoro. E alla fine è dovuto proprio entrare all'interno di un labirinto e trovare dei giochi, che è stata la cosa più bella per lui alla fine. Non arrendetevi, continuate sempre a lottare, qualsiasi cosa sia, soprattutto se riguarda i vostri figli. Non mettete la testa sotto la sabbia, assolutamente. Cercate di aiutarli, cercate di incoraggiarli. Se volete, io sono disponibile qua comunque per qualsiasi confronto, io non ho problemi. Se volete la mia testimonianza, c'è qua sul canale. Domenica vedrete, spero, l'aggiornamento per quello che è la situazione di Mario ad oggi. Abbiamo provato purtroppo anche ad avere la 104, ci hanno rifiutato la 104 perché Mario ha un'intelligenza di 93 su 110, che è l'intelligenza di un bambino nella norma, ma è una grandissima intelligenza per un bambino con un ritardo. Quindi proveremo a fare ricorso, ok? Per il resto io vi auguro buona visione, è stata una cosa carinissima, adesso Mario entrerà a fare digià. Ebbene sì. E si vede anche delle mie rughe. Ormai sto invecchiando. Catechismo, una domenica sì e una domenica no. E è già diventato grandissimo. Lui non ha voglia di diventare grande. Mario è un cucciolotto molto sensibile, anche troppo. Mamme, papà, nonne, zie, qualsiasi persona si occupa di un bambino, non arrendetevi mai, cercate sempre di trarre il meglio da quella che è l'esperienza di vostro figlio e cercate sempre di aiutarlo e sostenerlo e soprattutto amarlo. Mario ieri mi ha dato una grandissima soddisfazione che ha letto la lettura che doveva fare, l'ha letta quasi subito e l'ha letta anche abbastanza bene. Quindi sono delle piccole soddisfazioni. Per un bambino di 7 anni dovrebbe già saper leggere, però per noi è una grandissima soddisfazione ed è una grandissima sfida vinta. Ogni piccola cosa che per gli altri può essere facile, per noi è un pochino più in salita, però piano piano ce la possiamo fare, ce la possiamo fare, ce la facciamo piano piano, poco alla volta, con capricci, non ho voglia, non sono capace, eccetera, eccetera. Bisogna sempre spronarli perché un po' i nostri bimbi un po' tendono a, almeno nel mio caso, a fare i pigrotti. E se vi posso consigliare, se avete bambini del genere, lo sport aiuta e aiuta tantissimo. Va bene, ho parlato anche troppo, vi lascio la visione di questo video, che è quello di ieri. Non credo di dover far tagli, penso che vi farò vedere tutto. Addirittura Mario è andato su a rifare un percorso che aveva fatto e non era riuscito lui ad avere nulla dalle ragazze dell'oratorio e quindi si è intestardito e ha voluto rifarlo. Va bene. Ed era una cosa al buio, una stanza al buio, che il buio, oddio, non va neanche in bagno tra un po' quando è buio. Quindi farlo due volte è stato anche lì un grandissimo successo. Vi mando un bacione grande, non ci vediamo dopo per i saluti, quindi ti ricordo, non fate caso al casino lì, ti
Ti ricordo a te che mi stai guardando di iscriverti, di commentare, di condividere, di metterci tantissimi like. E continuerò io con questa cosa di questi video per Mario perché ritengo che tanti genitori non sappiano o non abbiano la spinta sufficiente per uscire dal loro guscio e si preferisce, come facevo io, tenere i propri bambini all'interno di una bolla. No, i bambini crescono, i bambini hanno bisogno di socialità, i bambini sono parte del mondo, non sono solo nostri. Adesso qua scoppia a piangere di nuovo. Vabbè, non sono solo nostri, sono parte del mondo. Ciao! Dove stiamo andando? Allora taglio oggi c'è la festa. Per che cosa? Allora taglio. Perché inizia? Catechismo. Bella giornata. Mio papà mi ha fatto appena notare che prima volta è successa nella mia vita, sono in anticipo la prima, proprio non c'è nessun altro prima di noi. Non succederà mai più, penso. E siamo usciti pure tardi. Ma che ancora 5 minuti per 3. Sono tutti ingrovattati. Di ciao! Di ciao! Mario, sei pronto? Dai, resta. Stai andando benissimo, bravo Mario, vedi? Vai Mario, bravo! Molto bene! Vai! Bravo! Vai! Vai! Bravo! Hai visto? Bravo Mario, bravissimo! Vai Mario. Vai col gancio più vicino al filo. Ok. Bravo. Vai. Vai. Bravo Francesco, è la miseria. Dove sei arrivato? Ti ho trovato. Anch'io. Franci, stai fermo tu. Franci. Francesco? No. Bravo Mario, grazie. Vai, sei incastrato? No, tu sei piccolo, arriva, lo fai arrivare più sotto. Vai Mario, vai piano, bravissimo. Vai Mario, bravo. Vai Mario, tira. Ah, ok, stai tirando, bravo, bravo.
prendilo da più vicino, così riesci da... Mario, prendilo da più sotto, guarda, lascia. Ok, bravissimo. Vai. Bravo Mario, vai Chicco, vai, ma che bravo Francesco, vai, tira mamma, tira, sì. Franci, prendi la manina qua, guarda il ragazzo, vedi, e tira, vai, tira, bravo amore, vai. Oh, vai. Bravo. Vai, tira ancora. Bravo Francesco, vai. Vai a prenderlo, dammi retta. No, adesso tocca a te. Mettiti a fare. Vai che ci sei quasi. Vai che ci sei quasi, Chicco, vai! Dai! Tira, tira, tira forte! Vai! Vai ancora! Volevo ringraziare tutti quelli dell'oratorio, non so se mai vedranno questo video. È stata una bellissima festa, veramente bella. E alla fine abbiamo avuto anche un regalo.